Ciabattes.it vorrebbe solo sentire un disco jazz. Il protagonista di Tutti pazzi in casa mia, interpretato da Christian Clavier, ha trovato questo disco jazz in un mercato delle pulci. L'autore è il clarinettista che non esiste, Neil Huar. Una delle cose più divertenti di Tutti pazzi in casa mia è quando questo alto borghese dentista cerca di parlare a tutti di Neil Huar, Neil Huar. Nessuno reagisce con entusiasmo a questo suo grande amore. Un po' perché l'hanno inventato, questo jazzista non esiste, Me, Myself and I, famosissima la versione di Billie Holiday. Lui però, per lui esiste, e in un finale brutto, Patrice Leconte ci dimostra perché per lui esiste. Ma torniamo al borghese. Il borghese dentista impaccato di soldi è Christian Clavier. Ancora lui, sì. Il nostro Asterix, sì, il nostro visitatore, 1993, I visitatori con Jean Reno, un attore francese molto popolare che aveva incontrato, pensate, Leconte molto presto nella loro carriera, perché Leconte si unì a questo gruppo di comici, Les Splendides, nati dal Café Splendide nella metà degli anni 70, un gruppo di comici francesi fantastici che sono diventati anche molto importanti. C'erano Thierry Lhermitte, c'era Gérard Jugnot, tra loro c'era Michel Blanc, che è stato l'attore feticcio di Leconte, Monsieur Hir, un film che molto importante di Leconte, e poi Christian Clavier. Allora, pensate che con il gruppo Les Splendides Leconte ha fatto tre film molto importanti, tre film popolari molto amati in Francia, partendo dalla fine degli anni 70, dal 78, con l'idea di questo gruppo di francesi che va in vacanza, quindi la vacanza in chiave comica. E tra questi c'era Christian Clavier. Ok, quindi stiamo parlando di due vecchietti che si conoscono dalla vita, hanno fatto una farsa insieme, le farse francesi stanno andando molto bene in questi anni, ma non è Cena tra amici, non è bello come Cena tra amici, rifatto da Francesca Archibugi con Il nome del figlio, e non è bello come Non sposate le mie figlie, un film dell'anno scorso in cui Christian Clavier se la prendeva con il mondo perché il mondo voleva entrare nella sua famiglia borghese francese attraverso dei maschiacci che penetravano, avevano penetrato le sue figlie, venivano tutti da parti del mondo, una più conflittuale rispetto all'altra, lontani, e quindi ovviamente c'era l'ebreo, c'era l'arabo in conflitto, c'era il cinese che era odiato da tutti. Film fantastico, Non sposate le mie figlie. Qui Clavier fa di nuovo il grande borghese francese impaccato di soldi, lo fa benissimo, con il capello perfetto che ogni tanto impazzisce, e quindi questi i ciuffettini sono molto bravi, sono a fargli uscire di posto. Vorrebbe stare da solo, un egoista imperialista, come gli dice il figlio, a sentire il suo fantomatico e non esistente Neil Huar. Fatelo stare da solo questo qui, e invece ci sarà un operaio polacco che forse in realtà è portoghese, e qui si sovverte la grande gag di Tarraim in Samba, che lavora in nero e dice sai, io non e dice ad Omar Sy, io mica sono brasiliano, mi spaccio per brasiliano perché brasileiro, stanno simpatici a tutti, divertentissimo. Qui c'è un portoghese che si spaccia per polacco perché i polacchi sono affidabili, sono degli operai con un buon curriculum. Poi c'è una cameriera che tira su con il naso, che è Rossi De Palma, fantastica, tutta con la sua faccia storta e il suo nasone storto, sembra appunto la sua faccia picassiana. Leconte inquadra a un certo punto, è molto elegante la regia di Leconte, inquadra nella libreria del ricco borghese un quadro su Picasso e il cubismo, e poi c'ha l'attrice picassiana, per penso che sia un gioco forse, per antonomasia della storia del cinema, cioè Rossi De Palma, lanciata da Almodóvar con La legge del desiderio 1987, e poi Donne sull'orlo di una crisi di nervi, e insomma lo sapete, fu diciamo un'attrice molto importante, feticcio per il primo cinema di Almodóvar. È bello vedere Rossi qua che tira su col naso. E poi c'è Carole Bouquet, che è la moglie parigina depressa, e poi forse c'è un amante, e poi forse c'è un figlio molto, molto strano, e poi forse grandi segreti che verranno a galla, appunto come in Cena tra amici, e quindi tutta questa farsa, e poi un po' Hollywood Party di Blake Edwards. C'è un party sotto il piano del borghese quasi razzista, e c'è anche una famiglia asiatica portata dal figlio, ma c'è soprattutto un vicino che è odiato da lui come Homer odia Flanders nei Simpson. C'è questo vicino polacco realmente che vorrebbe tanto invitare il borghese francese alla festa del vicinato, che invece il borghese francese reputa di bassissimo profilo e non vuole partecipare. Quindi c'è un Parisien party che potrebbe sfondare la parete
classista che il borghese vuole mettere tra lui e il mondo e invadere la sua vita. Quindi c'è anche un pizzico di Blake Edwards, c'è una follia, e però c'è un finale che non mi è piaciuto, Le Conte. C'è un finale in cui si vuole un po' più bene a questo borghese, che in realtà Clavier è stato bravissimo insieme a Patrice Leconte a farci odiare e a farci godere il fatto che la sua vita andasse a rotoli. Lui voleva solo ascoltare il suo jazz, così egoista, così meschino. Insomma, Tutti pazzi in casa mia, un'altra grande prova di borghese che soffre, interpretato da Christian Clavier. Fantastico. Il film è meno bello di Cena tra amici, meno bello di Non sposate le mie figlie, ma la regia di Patrice Leconte conferma e garantisce un buon livello di farsa francese. Ciao Bad Taste, ciao ciao ciao.